Laboratori tecnologici al servizio del territorio, un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione che sta portando avanti l'Istituto Girolamo Caruso di Alcamo. È un'azione fortemente voluta dal Ministero per dotare i territori di nuovi laboratori tecnologicamente avanzati che potessero poi essere a supporto alla cittadinanza. Quindi noi ci siamo candidati, siamo partiti in 650 e poi la selezione ha fatto sì che solo in Sicilia venissero finanziati 5 laboratori, uno di questi 5 è il nostro. Il finanziamento, come si vede, è cospicuo, 750.000 euro, e organizzeremo tutti questi laboratori dei Fab Lab, quindi itineranti, a richiesta di enti locali, agenzie private, enti di qualsiasi natura. Noi ci muoveremo, saremo dotati di un nostro mezzo, un nostro automezzo, ci muoveremo e potremo soddisfare le richieste del territorio. Una manifestazione con mostra nel Collegio dei Gesuiti, una serie di gazebo, tanti ragazzi impegnati a far conoscere, diciamo, quello che state portando avanti. La scuola è vita e la vita è scuola. Noi dobbiamo abbattere le barriere, lo abbiamo sempre detto, e il Comune è partner di questa cordata che ha consentito anche l'approvazione del nostro progetto, perché siamo tutti enti qualificati e avendo il Comune dalla nostra parte, e quindi tutta la società contribuisce a che questo sogno dei laboratori territoriali aperti a tutti possa diventare realtà. Ma è anche un momento di confronto tra la cittadinanza e i ragazzi. È proprio una rendicontazione che noi facciamo alla società. La scuola riceve dei finanziamenti, è giusto che la società ne sia informata e soprattutto che nel futuro ne possa usufruire. In funzione tra le varie opere qui al Collegio dei Gesuiti anche una stampante tridimensionale. Questa qui è una macchina che, tramite la fusione di un materiale plastico che vediamo qui, riesce a riprodurre tridimensionalmente un oggetto creato al computer. Possono essere utilizzati per molti scopi, vengono create inizialmente per la prototipazione industriale, servono per generare prototipi di oggetti, perché è una maniera molto meno costosa rispetto alla produzione industriale per fare, diciamo, delle prove iniziali. Un robot telecomandato gestito da uno studente del Caruso. Questo robottino costruito da noi del marchio Lego è un automa con il quale noi possiamo tranquillamente programmarlo attraverso il telefono oppure scaricare un programma. Potrebbe essere utilizzato nel campo dell'archeologia, per esempio per esplorare tombe, cunicoli, si possono montare pinze per raccogliere oggetti, si possono creare sospensioni in modo da superare e valicare gli ostacoli, per lo spionaggio. Molti ragazzi sono impegnati in un laboratorio di chimica. Io faccio l'esperimento degli acidi e delle basi, faccio vedere come alcune sostanze possano cambiare di colore semplicemente effettuando delle reazioni con altre sostanze chiamate indicatori.